Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati nella preparazione delle letture domenicali del Vangelo della Gioia in questa terza domenica del tempo ordinario, dove, riprendiamo il cammino con l'Evangelista Matteo, inizia proprio la vita pubblica. Si dice: quando Gesù seppe che Giovanni Battista era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. E dunque è interessante, Giovanni che ci ha tenuto compagnia anche domenica, e dopo il battesimo, è come un po' un cambiamento, un testimone. Ecco, Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'Antico che apre il Nuovo, che addirittura annuncia, indica. Nel momento in cui lui viene arrestato, è come un po' la conclusione dell'Antico Testamento e entra in scena nella vita pubblica Gesù. Gesù che lascia Nazaret, questo paesino sconosciuto, questo è un grande mistero. Saint de Foucault rimase estasiato un po' del mistero di Nazaret. Perché Gesù ha scelto per 30 anni una vita nascosta? È interessante, domenica scorsa Papa Francesco diceva: il cristiano non è una persona che appare e si annuncia in maniera anche così a volte arrogante, giudicante, ma deve parlare con la vita. Ecco, l'idea del nostro modo di nostre abitudini, il nostro modo di accogliere l'altro, il nostro modo di sorridere, il nostro modo di vivere, ecco, deve attirare, ecco, deve attirare. E lui sceglie dopo Nazaret, dopo questi 30 anni di Nazaret, va a Cafarnao sulle rive del mare di Galilea, lago di Tiberiade. E ancora oggi c'è questo piccolo villaggio, ci sono i ruderi e viene conservata la casa di Pietro, su cui è costruita questa grande chiesa moderna che ha come pavimento una grande lastra di vetro, in modo che si possano vedere appunto le varie rovine. E qui c'è una profezia di Isaia che abbiamo visto la notte di Natale: terra di Zabulon, di Neftali, via del mare, la Galilea delle genti. Quindi è un popolo, è un terreno, una zona disprezzata perché è vicina ai pagani. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Abbiamo visto, appunto, abbiamo ascoltato la notte di Natale.
Ecco, Gesù sceglie di vivere e operare in una zona malfamata, potremmo dire, in una zona ai margini. Ecco, Gesù sceglie le periferie, direbbe Papa Francesco, per la sua missione. Non sceglie Gerusalemme, non sceglie il centro. E è bello questo, è Gesù questa luce. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Per noi questa luce ha un nome e un volto, è Gesù di Nazareth. E lui cominciò a predicare, convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. È interessante, riprende le parole di Giovanni, anche Giovanni invitava alla conversione, però c'è questa novità, addirittura padre Ernesto Ronchi dice c'è prima la buona notizia, che il regno di Dio è vicino, dopo c'è l'imperativo, convertitevi, ma prima deve partire dal Vangelo, dalla buona notizia, il regno di Dio è vicino, è un Dio che opera, che si fa vicino, vicino a ogni uomo per salvarlo. Eccolo la richiesta di cambiare, letteralmente cambiare testa, non è soltanto cambiare qualche abitudine o cambiare qualche idea, cambiare vita. Il regno di Dio è vicino, il regno dei cieli è vicino. Poi, interessante, Gesù sceglie di non fare le cose da solo. E mentre camminava lungo il mare di Galilea, questo mare, l'acqua è molto importante, secondo gli studiosi, anche i mistici, perché nell'acqua il popolo ebraico è nato. Ricordiamo l'apertura del Mar Rosso, che fa passare dalla schiavitù dell'Egitto verso la terra promessa. Poi l'acqua dalla roccia. Ecco, tutto il popolo nasce dall'acqua. Ebbene, è interessante che Gesù cammina lungo il mare di Galilea. Vede due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea. È uno sguardo attento, non è uno sguardo distratto. E loro stanno lavorando, e alcuni dicono che insomma era anche una pesca non è andata bene. Insomma, diremmo un momento meno adatto. I pescatori l'hanno visti molto bene, perché anche loro, un po' come i pastori, erano via spesso, non potevano andare magari nella sinagoga. Però Gesù è molto deciso. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, seguitemi, dietro a me. È bello questo, letteralmente dietro a me. Il cristiano è colui che segue Gesù, non deve aprire una strada così. Noi siamo chiamati a conoscere per imitare Gesù nella sua umanità. Ed esse lasciarono le reti e lo seguirono. Questa prontezza nel lasciare, questo è molto importante. E andando oltre vede altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, che addirittura hanno una piccola aziendina, e dice seguitemi e farò pescatore di uomini. È interessante questo pescatore di uomini, perché per gli antichi il mare era il segno del male, della morte. Quante persone avevano soltato la moglie, erano partiti per la pesca, la notte non erano più rientrati. Ecco, il mare si era inghiottito la vita. Ebbene, Gesù ha bisogno di pescatori di uomini, persone che lo aiutino a salvare gli uomini dal mare della morte, del peccato, della tristezza, diremmo anche oggi della solitudine. E poi, ecco, Gesù sceglie di non fare le cose da solo. E Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando, annunciando il Vangelo e prendendosi cura di ogni sorta di malattie e di infermità. È bello questa duplice azione del Signore, che può essere anche la nostra, annunciare il Vangelo ma prendersi cura anche dei fratelli. Ecco, la settimana, questa dal 18 al 25, di preghiera per l'unità dei cristiani. Ecco, ci sono anche qui a Forlì anche diverse iniziative anche con di preghiera comune, in particolare anche con la Chiesa Adventista del Settimo Giorno. È interessante, è la parola di Dio che ci unisce, e a volte appunto i sacramenti possono creare delle divisioni, ma la parola di Dio è per tutti, il Vangelo è per tutti. E diremo anche, la parola di Dio è un Vangelo per tutti gli uomini, questo è molto importante. Dopo dobbiamo vigilare che non sia strumentalizzato. In questi giorni l'arresto di Mattia Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza, e spesso si trovano nel comodino di questi boss il Vangelo, il rosario. Ecco, certamente non può essere
il Vangelo letto secondo il Signore, perché il Signore ci insegna ad amare Dio e amare il prossimo. Non ci può essere soltanto una devozione privata, quasi di dire, beh, ho fatto le mie cose, no. Il Vangelo, che ci unisce come Chiesa, ci insegna ad amare Dio e amare i fratelli, come Lui ha fatto. Ecco, annunciare il Vangelo, la buona notizia, e prendersi cura dell'infermità. Questa è la nostra vita cristiana. Buona domenica a tutti voi e le vostre famiglie. Pace e bene. Grazie. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano nella mano degli amici miei cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo, non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sono.